Anticipazioni uomini e donne. Registrazione Trono Classico, 17 aprile 2018. Maria tuona contro Mariano. Il ritorno di Giordano. Si parte da Sara. Maria manda in onda un video che riepiloga quanto accaduto nel corso della scorsa registrazione. La fifella che scende in camerino per parlare con Lorenzo, del secondo bacio dato a Luigi. L'esterna a Milano, il ritorno del corteggiatore in programma e l'incontro sul lago in cui Luigi sussurra alla ragazza che se lo sceglierà si prenderà cura di lei. Di ritorno in studio, ecco che fa il suo ingresso Lorenzo. La conduttrice lancia un video dove la redazione comunica alla tronista che Luigi ha preferito non recarsi all'incontro per vederla. Sara, spiazzata, reagisce malissimo e inizia a porsi degli interrogativi. Poi, dopo essersi calmata, afferma che due potrebbero essere i motivi che lo hanno spinto a prendere tale decisione. O teme di non essere la scelta, oppure è una persona finta e falsa. Ecco entrare anche Luigi. Il suo volto non lascia presagire nulla di buono. È spento, smorto. Prende la parola e, rivolgendosi alla fifella, dice di non essere un fifone né una persona falsa. E se lo ritiene tale, significa che non ha capito niente di lui. Sara incalza e gli chiede di rivelarle il motivo per cui non si è presentato in esterna a poche settimane dalla fine. Luigi a questo punto spiega di non essersi presentato perché altrimenti sarebbe ritornato sui discorsi già triti e ritriti e che sarebbe risultato pesante. In altre parole, il corteggiatore ritiene che nell'esterna a Milano, realizzata con Lorenzo, lei si sia spinta troppo oltre. Facendo ascoltare al suo pretendente la canzone di Federica Carta, Ti avrei voluto dire, è come se gli avesse fatto una dichiarazione d'amore a metà. In aggiunta a ciò, Luigi spiega che in esterna con lui, la volta scorsa, gli ha lasciato intendere che la scelta ricadrà su Riccardi, dal momento che ha puntualizzato che sceglierà con il cuore e che nella vita preferisce rischiare. La fifella non ci sta e ritiene che Luigi si lasci influenzare troppo dal popolo del web, che vede la coppia Sara Luigi già formata. Interviene Lorenzo, che invita il rivale a non prendersela e a lottare per Sara, proprio come sta facendo lui da 5 mesi. E aggiunge che è ancora uomini e donne nonostante i tentativi di screditamento nei suoi confronti. Sara a questo punto spiega di avere ancora le idee molto confuse e che il modo di comportarsi dei suoi corteggiatori certamente non l'aiuta a prendere una decisione. Gianni chiede a Luigi se l'interesse per Sara sta sfumando e lui risponde di no, ma nel contempo ammette di essere molto scocciato. Si passa all'esterna di Lorenzo e Sara. Lei gli organizza una piccola sorpresa per il suo compleanno. Gli fa trovare un biglietto nella sua camera d'albergo con su scritto «Raggiungimi in terrazza». E qui ritrova la tronista con una torta di compleanno in mano. Lui sorride e lei gli dice di trovarlo presuntuoso, arrogante e di apprezzare tantissimo anche questi suoi difetti. Quindi si abbracciano e si accomodano su un divanetto. Lorenzo le dice di essere convinto che ha paura di rischiare, cioè di scegliere lui, in quanto vede Luigi come un porto sicuro, e afferma di non essere certo che le dirà di sì. Sara ribadisce che sceglierà con il cuore. A un tratto i due si guardano negli occhi e si baciano. Di ritorno in studio, la fifella vuole capire perché continui a ripeterle di essere pazzo di lei, se non è ancora sicuro se il giorno della scelta le risponderà di sì. Inoltre afferma che lo vede bazzicare sempre gli stessi salotti. E forse millanta un interesse nei suoi riguardi, solo e esclusivamente per acquisire visibilità. Lorenzo a questo punto le chiede se a infastidirla
e il fatto che frequenti la casa di Fabrizio Corona. E la tronista risponde che il problema non sono i personaggi famosi che conosce e con cui si vede, ma la sua troppa esuberanza. Nasce un battibecco che coinvolge anche Luigi e alla fine è Maria a spiegare con parole semplici il pensiero di Sara. Quest'ultima, in altre parole, teme che Riccardi stia cercando di farsi scegliere solo per dire no e ambire al trono. Lorenzo è un po' seccato, si rivolge a Sara e le dice che sono 5 mesi che è in programma e che è arrivato addirittura a conoscere sua madre. Come potrebbe dirle di no? Poi aggiunge che Sara ha paura del suo no e la tronista si difende spiegando che non è affatto vero. Lorenzo incalza e ammette che le dirà di sì, aggiungendo ironicamente che non gli dispiacerebbe il trono, in quanto lo vede come una gran bella opportunità. In studio tutti scoppiano a ridere, tranne la tronista, che invece appare molto nervosita. Luigi interviene e spiega di sentirsi intellettualmente offeso dal suo rivale e che se a lui venisse fatta la proposta del trono non sa se accetterebbe. Niloufar ottiene il perdono di Giordano e con tanto di bacio. Si passa a Niloufar Haddati. Un filmato riepiloga gli ultimi accadimenti. La tronista si reca in camerino per avere la possibilità di parlare con Giordano e convincerlo a ritornare in puntata, ma quel che ottiene è solo un netto rifiuto. Poi si continua con un resoconto riguardante la scorsa registrazione, dove Maria annuncia che il corteggiatore ha scelto di abbandonare la trasmissione. Terminato l'RVM, la conduttrice lancia subito un altro video per capire cosa è successo al termine della volta scorsa. In esso si vede Claudio, della redazione, in compagnia di Niloufar. Insieme provano a chiamare Giordano. Lui risponde e spiega di non voler parlare con lei. Niloufar interviene e lo sollecita a ritornare, dal momento che ha ammesso di essere mezzo innamorato di lei. E dice che anche se deve finire, non è giusto lasciarsi senza nemmeno un confronto. Alla fine i due riescono a vedersi e il corteggiatore spiega di essere davvero mezzo innamorato, altrimenti non si sarebbe sentito così male dopo il bacio dato a Nicolò. Poi ammette che se dovesse ascoltare il suo cuore, tornerebbe in puntata. Al contrario, se dovesse ascoltare la sua testa, si eliminerebbe. Poi prende in braccio Niloufar e poi la lascia. Fa per salutarla e poi ritorna indietro e la bacia. Si passa all'esterna con Nicolò, organizzata dalla stessa tronista in studio. Il corteggiatore entra e parte il video della loro ultima esterna, quella dove lui ammette che si sta innamorando di lei. Ad un tratto l'Haddati scende le scale con un regalo, ovvero la maxi foto che immortala il momento del loro bellissimo bacio. Lui la definisce un po' rufiana. Lei si giustifica dicendo che siccome la volta scorsa è stata accusata di non aver dato importanza né a lui né alla bellissima esterna che hanno condiviso, ha pensato di organizzare l'incontro in programma e tutto ciò per dargli quell'importanza che gli è stata negata. A un tratto eccoli distesi su dei morbidi cuscini intenti a baciarsi. In studio partono le critiche. Nicolò ritiene che Niloufar abbia baciato il rivale solo per farlo ritornare in trasmissione. Mazzocchi invece spiega che per lui la bella napoletana ha baciato Ferrari solo per recuperare terreno nei suoi confronti, dato che nel corso della scorsa registrazione non ha fatto altro che parlare del suo abbandono. Parte un acceso confronto tra i due rivali, in cui vengono tirate in ballo accuse e frecciatine che di recente si sono scambiati in merito alle confessioni che svolgono. Nicolò Brigante effettuerà la sua scelta. Si passa a Nicolò Brigante. Viene mandato in onda un filmato in cui si vede l'esterna
che il tronista ha realizzato con Virginia a Parigi e successivamente la reazione di Marta, che dopo una sfuriata ha lasciato lo studio. Maria spiega che Nicolò, avendo a disposizione una sola esterna, ha preferito portare fuori la Pasqualato. La Stablum, quando entra, saluta tutti, compreso il tronista, ma preferisce non farlo con il consueto bacio. La conduttrice lancia l'esterna con Marta. Il tronista la raggiunge in camerino e dice di essersi stufato dei suoi atteggiamenti. I due si lanciano reciproche accuse e non riescono a chiarirsi. Successivamente ecco il video dell'incontro avvenuto a Firenze. Si vedono su una piscina, dove Marta ammette di essere esausta. Al che Brigante le chiede di essere sincera con lui, di dirgli cosa prova. Lei spiega che non lo farà mai in programma. Dopo un po' Nicolò le porge un regalo. Si tratta della maglia della Juventus, firmata da tutti i giocatori, con una dedica molto particolare da parte di Marchisio, che suggerisce alla corteggiatrice di non mollare al 90esimo. I due si stringono in un abbraccio e insieme si buttano in piscina. L'esterna termina con un bacio a stampo. Virginia, dopo il filmato, spiega che il bel siciliano, avendo una sola esterna a disposizione e decidendo di vedere Marta, è come se avesse già preso la sua decisione. Lui nega fermamente e afferma di aver preferito uscire con lei per la situazione che si era creata in studio la scorsa volta. Maria annuncia che Nicolò Brigante sceglierà prossimamente, più precisamente entro la settimana entrante, e la sua scelta ricalcherà il modello di Paolo Crivellin. Infatti avverrà in una splendida villa. Nicolò Ferrari, incuriosito, chiede alla conduttrice se le scelte avverranno così d'ora in avanti o se saranno invece registrate come una volta. La conduttrice rivela che si tratta di una decisione che si prende dopo aver consultato redazione e tronisti. Maria rimprovera Mariano. Si passa a Mariano. Il bel partenopeo è uscito con Federico Mastro Stefano, ex tronista di Uomini e Donne. Quest'ultimo gli ha mostrato le foto di alcune corteggiatrici, chiedendogli che cosa farebbe con ognuna di loro. Lui risponde con una sua massima: per lui la vita è come una tavola imbandita di dolci. Meglio assaggiarli tutti per individuare le preferenze. A un tratto Maria si innervosisce con la corteggiatrice Roberta, che il bel napoletano non porta in esterna da circa 2 settimane. La ragazza si rivolge a Mariano in maniera molto confusa, tanto da non attirare l'attenzione di nessuno. La padrona di casa, con tono severo, si rivolge ai due ragazzi e chiede loro che cosa stanno dicendo, perché nessuno sta capendo niente. Poi porge la stessa domanda anche al pubblico e ai tronisti. Tutti rispondono di no. La bella pretendente poi lascia lo studio e Mariano spiega che l'avrebbe comunque eliminata. A un tratto la De Filippi tuona contro di lui. Gli chiede di riflettere sul suo trono, di domandarsi perché tutti sono interessati alle esterne di Sara e di Niloufar e alle sue no. Aggiunge che piaceva tantissimo come corteggiatore perché era vero. Spiega che i suoi colleghi, pur sbottando, non sono falsi. Lui è il contrario, è finto, è impostato e purtroppo la gente non lo vede credibile. Aggiunge che sta seguendo una sorta di manuale, che sta recitando un ruolo che non esiste in quanto un bravo tronista non segue alcun manuale. Dopo la sfuriata, Maria decide di dispensargli qualche utile consiglio per andare avanti. Lo sprona ad essere spontaneo e sincero, proprio come lo è quando è con Valentina. Lui ammette che da quando è sul trono ha paura del giudizio delle persone e forse risulta finto proprio per questo. La De Filippi lo sollecita ad essere se stesso, perché un tronista conquista il pubblico solo quando è sincero. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.
Bye.